sembrava che il tema dell'immigrazione fosse entrato un po' nella normalità, cioè se ne parlava come si parla di tanti altri grandi temi, in relazione all'economia, anche allo sport, cioè non necessariamente in relazione a fatti di cronaca nera oppure a grandi tragedie. Ecco, siamo tornati un po' alle vecchie abitudini. È stata contestata agli immigrati la diffusione della malaria in Italia, cioè qua stiamo parlando di cose che non solo sono, non c'è solo una forzatura, ma c'è una notizia proprio falsa, addirittura notizie scientificamente false. C'è una grande visibilità delle parole sia associate all'immigrazione come al solito, e ci sono le parole dei migranti, legate ai migranti e ai profughi, ma ci sono anche le parole legate alle ONG in ragione del ruolo e dell'importanza che ha avuto mediaticamente la questione del soccorso in mare quest'anno. Ci sono le parole del dubbio, ci sono le parole del sospetto, cioè tutti termini che in qualche modo sono finiti in un mix lessicale in cui anche le sfere che erano immuni da una critica o da un problema, ne sono stati in qualche modo travolti. Poi ci sono i luoghi dell'immigrazione, principalmente l'Italia, la Libia, l'Unione Europea, non ci sono i paesi di origine. Da dove vengono queste persone e perché scappano non è presente. Se si leggono le cronache relative all'immigrazione italiana negli Stati Uniti, cosa che ho fatto relative agli anni tra la fine dell'Otto e l'inizio del Novecento, ritrovate all'80-90% le stesse frasi, le stesse paure, gli stessi stereotipi che oggi figurano nei nostri giornali. Le bufale spostano momentaneamente dei blocchi di consenso e a volte neanche tanto momentaneamente, insomma questo è un fenomeno planetario. In Italia è successo che all'inizio dell'anno il 70% dei cittadini era favorevole allo ius soli, come fatto di buon senso, e che a settembre era meno del 50%, senza che fosse successo nulla di connesso al tema dello ius soli. Si è preso il tema dello ius soli, lo si è messo nello stesso contenitore dell'attacco alle ONG, e in un periodo in cui tra l'altro il numero degli sbarchi è anche diminuito, si è shakerato tutto e si è fatto questo cocktail maleodorante che ha portato al risultato che si è travolto lo ius soli anche una volta per motivi politici. La notizia in sé, anche corretta, anche pulita, anche reale o verosimile, diventa drammatizzante nel momento in cui tu la presenti utilizzando un certo linguaggio, una certa immagine piuttosto che un'altra. Non c'è bisogno di falsi per spaventare, se vogliamo, soprattutto quando l'oggetto della nostra informazione è l'altro. C'è un aumento dell'uso deliberato della parola clandestino. Si usa clandestino quando si vuole stabilire un'associazione negativa, principalmente con i fatti di criminalità, principalmente nella dimensione della guerra tra poveri, tra virgolette. Cioè, si usa spesso il termine clandestini in quegli articoli in cui si accusano gli stranieri di togliere risorse agli italiani, le case, il lavoro. Quindi c'è un uso deliberato che rimanda a una certa visione dell'immigrazione, ovviamente della stigmatizzazione. La paura e anche l'ostilità, anche la xenofobia fanno ascolti. Le notizie ansiogene, allarmistiche sull'immigrazione aumentano, certo anche in relazione ai fatti, ma aumentano soprattutto in relazione ai periodi, e cioè aumentano nei periodi elettorali. E sta risuccedendo semplicemente questo. C'è una parte della categoria dei giornalisti che svolge un'attività di pura e semplice propaganda, dando notizie false. E io credo che oggi dobbiamo domandarci questo: chi rinuncia a restituire ai lettori la verità sostanziale dei fatti, che dovrebbe essere il nostro, irride le regole deontologiche e falsifica le notizie, può stare nell'ordine dei giornalisti? Io credo di no.